della croce. Ma non dobbiamo pensare che Gesù voglia farci soffrire ancora di più di quanto già soffriamo. La croce che Gesù ci invita oggi a prendere è il nostro cammino verso la liberazione, che è il cammino verso la vera felicità. Per poterci liberare dall'uomo vecchio che ci abita, dobbiamo, anche se ci costerà fatica e sofferenza, cambiare strada, correggere pensieri e atteggiamenti. Ma una volta arrivati alla vera libertà, avvertiamo nel cuore una felicità e una pace che prima non conoscevamo. L'invito di Gesù è questo: non avere paura della sofferenza e fa ciò che sta nelle tue forze per vivere nella libertà di figlio di Dio. Gesù ci chiede di vivere piccole rinunce quotidiane per liberarci dal male che ci opprime. La croce, pertanto, è una liberazione, via sicura da seguire per salvare la nostra vita. Alleniamoci oggi sul cammino della conversione, rinunciando a ciò che ci fa male e scegliendo la vita, quella vera. Quali sono gli atteggiamenti dell'uomo vecchio che opprimono il tuo cuore? Come vuoi lottare contro l'uomo vecchio? Quali sono gli impedimenti